Alfa 4C Rosso Competizione è venuta da Scala. Dovete sapere che questo è un ragazzo che ha insieme a suo padre questa macchina. Ce l'hanno ormai da diversi anni e sapete dove abitano? In montagna, che spettacolo! E dovete sapere che suo padre, nonché commercialista, abitano a quota 900 metri e suo papà fa tutti i giorni avanti e indietro dall'ufficio con la 4C. Quindi si fa ogni giorno 3-4 volte il passo di montagna, perché fa 900, 1200, 900 per tornare a pranzo, 1200 per tornare al pomeriggio al lavoro e 900 per tornare a casa. 50 km di goduria tutti i giorni per andare a lavorare. Per me spettacolo, così ci si diverte la 4C sul serio. Questa 4C dovete sapere che l'avevano già preparata, o meglio, avevano fatto una piccola preparazione, perché avevano fatto uno scarico completo scatalizzato con un finale con due mini pance e quattro uscite particolari che vedete poi dal dietro e una mappatura. Non erano contenti perché la macchina aveva qualche malfunzionamento, insomma, volevano qualcosa di più, non era proprio lineare l'erogazione della macchina e quindi hanno cercato di venire da Scala per avere il non plus ultra e io ho dovuto cercare di fare il mio meglio per non deluderli. Cosa ci abbiamo fatto a questa macchina? Bene, ovviamente la nostra preparazione motore, quindi visto che lo scarico c'era già, però purtroppo io appena l'ho accesa la prima volta sentivo che c'era qualcosa che non andava, infatti appena abbiamo smontato lo scarico perché secondo me aveva qualcosa di anomalo, ci siamo subito resi conto che il flessibile si era completamente rotto. Quindi prima cosa abbiamo sostituito la zona flessibile con una nuova, abbiamo aggiunto la bendatura della prima parte dello scarico, già che c'eravamo, così almeno l'attuatore del cambio è salvaguardato. Abbiamo montato il nostro intercooler con la Massa Motorsport, vaschetto in carbonio e CNC, il nostro kit tubi maggiorato, filtro BMC per poi arrivare a fare la mappa. Mappa motore, mappa cambio, dedicate a questa macchina per appunto il tragitto di strada che questo papà spettacolare fa tutti i giorni. Bene, siamo andati a provare la macchina e devo dire che la macchina va davvero forte. È bella, bella copiosa. Certo, se ci fosse stato il catalizzatore come quello che metto di solito, secondo me sarebbe stato un po' meglio, perché un briciolo di vuoto ai bassi si sente, che secondo me è meglio non perderlo. Però devo dire che la macchina va molto molto bene. In aggiunta a questa preparazione, cosa gli abbiamo fatto? Ovviamente tra i passi di montagna servono i freni servono, perché erano già finiti in questa macchina. D'altronde quando si fanno salite e discese, ma soprattutto nelle discese, i freni si mangiano in modo mostruoso. Quindi abbiamo montato il nostro impianto frenante maggiorato sia sull'anteriore che sul posteriore, quindi davanti dischi anteriori 320 con campane in Ergal, quindi maggiorati rispetto ai 305 di serie, posteriori diametro originali con campane in Ergal, sempre con fasce Motorsport. Abbiamo abbassato le nostre masse rotanti di quello che sono quei 7 kg rispetto ai dischi originali e poi ci siamo messi le nostre pastiglie da competizione, che poi non sono proprio da competizione perché bene o male comunque sono usate su strada, quindi sono diciamo una via di mezzo tra le competizioni e quella che è una pastiglia stradale, e adesso la macchina frena anche come Dio comanda e il nostro amico è pronto per andare al lavoro con il coltello tra i denti. In aggiunta a questi lavori mi è stato chiesto anche di sostituire le minigonne che erano state danneggiate da un meccanico che in modo molto inadeguato aveva appoggiato i tamponi in una posizione sbagliata andando a rovinare le minigonne. Le abbiamo messe in carbonio e le ha volute riverniciare del colore della carrozzeria. Era secondo me più bello tenerle a vista perché il carbonio è fantastico nella sua tramatura, però anche così c'hanno il suo perché. Sempre in tema di alleggerimenti, perché voi sapete che a me piace la preparazione se si parla di alleggerimento, nostra batteria al litrio per togliere 15 kg in un punto molto alto della macchina, quindi abbassiamo il baricentro, e pulegge in Ergal sia del motore che dell'alternatore, che anche queste abbassano di 2,5 kg le masse rotanti. Tutto questo
unito alla preparazione, fanno quello che è, diciamo, quel surplus, quella differenza rispetto a una normale preparazione che secondo me in una macchina di questo tipo c'è proprio bisogno. Anche in questa macchina, come del resto tutte le 4C, non si riusciva a guidare. Sul dritto serpeggiano tantissimo e anche a loro mi hanno chiesto un kit di assetto, più che altro di angoli, dedicati all'utilizzo che devono fare dell'auto, quindi montagna. Quindi gli abbiamo fatto un setup dedicato alla montagna, che è un po' diverso rispetto a quello che viene utilizzato su strada, proprio perché c'è un'esigenza diversa dell'utilizzo. E come ultimo, ma per questo non meno importante, hanno voluto sostituire i due sedili con i nostri in carbonio e ovviamente il nostro volante. Così a guidare la 4C è l'apoteosi del divertimento. Per me è un must incredibile che nella 4C non può mancare. E adesso non ci rimane che andare a provarla, perché nella prova avrete una sorpresa che vi racconterò durante la guida. Questi sedili con questo volante mi sembra di essere su una macchina da corsa. È fantastico. La percezione che si ha nel guidare con questo volante e con le spalle perfettamente affogate dentro al sedile, che quando fate le curve non vi muovete da questa posizione, è per me fantastico. Non finirò mai di dirlo che una macchina come la 4C, che è una lama tra le curve, vi sposta a destra e a sinistra nella guida che il sedile originale non vi riesce a contenere. Con questo sedile, o comunque con un sedile da competizione, la guida ne cresce il 300%. Troppo bello, troppo troppo bello. La percezione della guida e la sensibilità che si prova nel guidarla è incredibile. C'è una differenza abissale rispetto ai sedili originali. Adesso per esempio sono in curva, questa spalla è appoggiata e la macchina è ferma e io sento perfettamente quello che sta succedendo. Nell'altro caso mi sembra sempre di farmi trascinare e mi un po' tiro con il volante per stare attaccato nella posizione di guida. Così è perfetto. L'erogazione è fantastica. Ma come vi dicevo, c'è qualcosa che in questa macchina io avevo avvertito Mattia il primo giorno che è venuto, che ho visto che questa macchina ha 50.000 km. Ho detto guarda che secondo me potrebbe essere che con l'upgrade di potenza che gli andremo a fare la frizione non ce la fa. E infatti in quinta marcia, sotto coppia, la frizione slitta. Poco male, era comunque da fare la frizione perché a 50.000 km ne aveva già fatti tanti, a dire la verità. Molte macchine la frizione slitta anche intorno ai 25, 30, 35.000 km, per cui devo dire che ne aveva fatti anche già tanti. E adesso, la settimana prossima, andremo a sostituire la frizione con la nostra rinforzata con i dischi in carbon Kevlar. Così riuscirà il nostro amico a farsi i passi di montagna senza alcun problema di slittamento. Il kit angoli che abbiamo fatto è davvero fenomenale. La macchina è molto stabile e ha anche un assetto diverso dall'originale, che questo devo dire mi piace molto, perché copia bene l'asfalto senza essere troppo rigido, ma anche alle alte velocità la macchina rimane proprio stabile. Questo assetto, pur non essendo un Hollis, devo dire che si comporta molto bene e mi piace. Adesso andiamo a provare la macchina dopo un po' di strada di adattamento della frizione che abbiamo appena installato con i nostri dischi in carbon Kevlar,
subito si avverte che la macchina è un po' più nervosa, cioè la macchina effettivamente non ha più la frizione originale, la macchina ha una frizione rinforzata che riesce a resistere a un coefficiente di attrito del 40% più alto rispetto all'originale. E adesso vi faccio sentire come cambia, perché è veramente un fucile adesso rispetto a prima. Spettacolo! E adesso non ci rimane che consegnare la macchina al nostro amico Mattia e suo padre e fargli in bocca al lupo e un super divertimento nelle prove speciali casa lavoro.